Ciao a tutti, eccomi qui. Allora, questa è la prima puntata dell'appuntamento martedì con Laura Art. Vi spiego brevemente cos'è, cosa sarà, visto che è una rubrica nuova. Dunque, non sarà una rubrica settimanale, nel senso che non per forza tutti i martedì ci sarà un video, ci sarà qualcosa. Comunque sarà sempre di martedì, potrà essere un periodo magari ogni settimana, ogni due, una volta al mese, dipende un po' dal tempo che ho, che avrò. Tra l'altro ci tenevo a farlo oggi perché è martedì e nonostante io sia veramente raffreddatissima, infatti si sentirà la voce, penso che si vede il naso che è praticamente un pallone rosso. Con questa luce gialla è una meraviglia, cioè veramente iniziamo bene il martedì con Laura Art. E comunque niente, la rubrica praticamente nasce con l'idea di proporre un tema artistico che possa essere sulla storia dell'arte, su un artista, su una tecnica, su una notizia. Su anche una domanda qualsiasi, qualcosa che riguarda l'arte, per creare una discussione, in modo da coinvolgere anche tutti voi in questa discussione. Cioè, il mio intento è proporre un tema e poi, mi piacerebbe vedere proprio lo scambio di opinioni, vostro tra di voi anche, cioè mi piacerebbe vedervi interagire. E per fare questa cosa ho pensato di, visto che ho un blog su WordPress, ho pensato di collegare questi video del martedì al blog. Quindi sul blog, sempre che io riesca, perché devo ancora provarci, comparirà il video e tutte le persone che possono, cioè che vogliono andare nel mio blog, vedranno il video. E avranno modo di lasciare i loro commenti, diciamo, è un posto dove c'è più spazio anche per fare discussioni, perché qui in YouTube nei commenti sapete benissimo che abbiamo a disposizione pochissimi caratteri, su Facebook idem, mentre sul blog abbiamo questa possibilità di scrivere veramente anche un papiro lunghissimo e non c'è il limite di caratteri. Facevo tica respirare, scusatemi. Allora, come primo argomento appunto di questa rubrica, su Facebook una persona, una ragazza che mi segue, ha messo una riflessione, una piccola riflessione, che mi è piaciuta veramente. E infatti le ho anche detto, le ho chiesto se potevo rubarle questa sua riflessione e approfittare della sua domanda per fare la prima puntata del martedì con Laura Art. Allora, vi leggo quello che lei ha postato sulla mia bacheca in Facebook, così poi possiamo discuterne un attimo. Questa ragazza si chiama Luciana Luzzi e mi scrive: molti riescono a trarre nei loro momenti più bui delle belle espressioni artistiche. Io mi sento più a mio agio quando sono serena dentro, però non ho mai provato. Chissà cosa potrebbe uscire fuori. E voi? Questa è la sua domanda. Effettivamente Luciana ha ragione perché se guardiamo anche nella storia dell'arte, i grandi artisti, molti di loro hanno dato, comunque o davano il meglio nei momenti tormentati, o perlomeno così si crede. Io personalmente devo dire che faccio parte di quella categoria che quando sono in questi periodi dove non mi sento bene, non mi sento serena, non mi sento contenta, faccio veramente fatica a dipingere, cioè faccio proprio fatica, ma non è che faccio fatica perché, non ho l'ispirazione, non ho la voglia. Faccio fatica forse a creare, è difficile da spiegare questo concetto per me, perché per me la pittura è comunque uno sfogo. Essendo uno sfogo, uno dice, beh, se non stai bene, vai, dipingiti, sfoghi.
È vero, però io quando ho iniziato a dipingere i primi anni sono stati veramente uno sfogo totale per me, cioè erano solo sfogo. E infatti alcune delle mie, cioè alcune, parecchie delle mie tele iniziali, dei primi anni, dell'inizio, e quasi tutti i miei disegni, facevo tanti carboncini, sono molto forti, molto, diciamo, poco appendibili in casa, ecco, una parola un po' inventata, però sono molto cupi, molto tetri, hanno colori scuri, usavo tanto il nero, tanto questi colori scuri. E per carità, io sono legatissima a quelle opere, non le rinnego, anzi sono forse le opere che più sento. Non che più sento mie, ma che hanno il loro significato per me. Però ovviamente io so cosa vogliono dire, so l'emozione che provo in quel momento, ma non è che se uno lo vede, cioè, può restare anche un attimino scioccato, perché sono abbastanza appunto forte e violente come opere. Le belle espressioni artistiche riesco meglio quando provo dei bei sentimenti, cioè se sono contenta, se sono serena, se io devo essere molto, ecco, devo avere la passione dentro. Se sono in un momento di passione, che sia passione intesa in ogni senso, cioè però la passione di vivere, di quella voglia di vivere, quella gioia, quella carica positiva. Allora lì do secondo me, il meglio di quello che io posso dare. Mentre appunto nei momenti dove non sto bene, dove sono più demotivata, dove sono magari più triste, dove ho problemi, dipingo, ma è più una cosa, ecco, una cosa personale mia per me, diciamo, è un mettere sulla tela qualcosa per buttarlo fuori, per esternarlo, ma per me, non per farlo vedere a qualcuno. Infatti tante mie opere non le ha mai viste nessuno, perché sono cose mie, non sono nate con il senso di essere viste da altri o di essere condivise. E niente, io appunto la domanda che vi pongo è questa: voi date il meglio nei momenti in cui state male, nei momenti di crisi, date il meglio quando siete contenti, riuscite a dipingere anche se siete tristi, oppure riuscite a dipingere solo se siete tristi, perché ci sono persone che, per esempio, riescono a dipingere oppure a creare qualcosa solamente negli stati d'animo cupi. E non c'è niente di male, non è un giudizio, non va benissimo. Come ci sono persone come appunto questa amica, io la chiamo amica, Luciana, che dice che lei si sente più a suo agio nei momenti dove sta bene, però non ha mai provato nei momenti in cui sta male. Voi avete già provato? Oppure avete provato ma non riuscite? È un po' questo, diciamo, il tema. Cosa ne pensate? Cioè, un artista deve per forza essere il classico artista tormentato e dipingere solo quando sta male, queste cose cupe, forti, violente, oppure l'artista, un vero artista, può essere anche una persona che dipinge sia quando sta bene che quando sta male in maniere diverse, in modi comunque differenti. E diciamo che in generale, ecco, si può forse arrivare a una cosa che accomuna un po' tutti gli artisti, che secondo me e non è un luogo comune questo, è un po' l'essere comunque, avere una vita tormentata in generale, diciamo. Io un artista sereno, senza turbe, che siano mentali, psichiche, fisiche, emotive, non l'ho mai visto, non l'ho mai conosciuto, non l'ho mai sentito. Però
perlomeno ci sarà stato anche qualcuno, ma dubito. In fondo, secondo me, l'arte nasce, scaturisce proprio da personalità complesse che sono un po' diverse da quello che può essere la norma. E questo non voglio dire che noi artisti siamo cioè, non è un vanto, non è una cosa per vantarsi, è la realtà. L'arte e artisti, io includo anche comunque i musicisti, includo gli scultori, includo anche la danza, per esempio, è un'arte comunque anche questa. Non parlo solo di pittura quando parlo di artisti, il canto, tutte queste forme d'arte comunque. E niente, lascio a voi la parola, spero che l'argomento interessi. Mi dispiace se sono stata confusa, non tanto chiara, cioè volevo fare una cosa un po' meglio fatta. Infatti parlo, straparlo, ma sono veramente cotta. Infatti ho una faccia che fa paura e non ho niente di grave, nel senso non ho febbre, non è influenza, è un raffreddamento di quelli potenti, perché ho il naso che, cioè, lo sento fino a qua veramente. E ho un peso alla testa che è micidiale, sto consumando praticamente la foresta amazzonica sarà disboscata soltanto dall'uso che faccio di fazzoletti di carta perché ne sto usando a quintali. La gola ovviamente secca perché il naso è chiuso, devo respirare con la bocca e quindi sono alla testa veramente gli occhi da flippata, come si dice. E, però ci tenevo a farvi questa, a iniziare questa rubrica, dare il là a questa rubrica. E niente, spero che le prossime puntate, di prendermi per le prossime puntate. Spero che la rubrica vi piaccia, che vi interessi. Qui sotto vi lascio il link al mio blog, e poi sul blog troverete il video con comunque la domanda anche scritta. Per chi ha uno spirito curioso come il mio, penso che sia interessante e sia anche uno spunto per parlare magari di arte che, diciamo, non sempre è facile trovare occasione e le persone disposte a parlare di arte. Purtroppo è così. E quindi il mio intento è proprio questo, darvi questa occasione, questo spazio dove potete veramente sfogarvi, liberarvi, chiacchierare finché volete. Niente, chiudo perché volevo essere un video breve, sono 15 minuti più o meno. E, cosa volevo dirvi? Ah, ho alzato il volume nelle impostazioni della videocamera, della webcam, quindi io spero che si senta più forte. Adesso magari si sentirà fortissimo che vi spaccherò i timpani. Non lo so, a parte che appunto mi sta anche andando giù la voce. Scusatemi. Magari tra le altre cose della discussione ditemi anche com'è il volume, se si sente meglio, se non si sente ancora bene, perché io con il Mac lo sentivo bene anche prima, però tutti appunto, cioè tutti, diverse persone mi hanno detto che non si sentiva, era bassissimo. Quindi basta, chiudo. Bacio a tutti, vado a farmi un tè con il miele, con qualsiasi cosa che mi possa curare. A presto, ciao!